Allora bisogna che facciamo un attimo il punto della situazione. E sto facendo una corsetta intorno al palazzo imperiale per riprendermi dal viaggio fatto ieri, che sto infinito, per attivare un po' il corpo, e sarò qua più o meno un mesetto. Avrei dovuto fare qua in Giappone il Kumano Kodo, che è un cammino che non so se conoscete, che praticamente è gemellato anche col cammino di Santiago, anche se è tutta un'altra cosa perché è molto più corto. Quindi dicevo, avrei dovuto farlo, ma mi sono saltati tutti i piani perché io avevo richiesto degli alloggi, perché c'è una procedura particolare per farlo che non sto a spiegarvi. Io ho prenotato degli alloggi che non erano disponibili, me li hanno proposti degli altri che costavano un sacco in più. Quindi per stare su un cammino 4 giorni, considerando gli spostamenti, gli alloggi lì, il giorno prima e dopo, insomma un sacco di cose, mi veniva a costare una caterva, e quindi ho lasciato perdere e il progetto Kumano Kodo ho rimandato, annullato, insomma non è un problema. Ma non è un problema ulteriormente perché quest'anno già ho camminato tanto, camminerò ancora tantissimo, farò altri cammini, quindi se anche questo non si fa, insomma non è un problema. Quindi farò qualche giretto qua nelle colline di fianco a Tokyo per quanto riguarda il trekking, e ovviamente andrò a vedere Tokyo, raga, perché sto qua un mese e quindi sono venuto apposta per vedere questa città che mi ero ripromesso di vedere almeno una volta nella vita, e ci siamo. Quindi tutto ciò per dirvi cosa fondamentalmente, intanto che non so quanto riuscirò, ragazzi, a far uscire video regolarmente come ho sempre fatto, perché sono qua, starò qua tanto. Ma comunque qualcosa proverò a fare, e vi dico anche che sto lavorando sul video per quanto riguarda l'organizzazione della Patagonia, che vi ho mandato fra l'altro la domanda per sapere se avete curiosità. Quindi anche qui, se avete curiosità riguardo al viaggio in Patagonia, scrivetemela nei commenti che cerco di integrare tutto il video. E altra cosa, una volta tornato a casa da Tokyo, non starò a casa ma finalmente partirò per il cammino di Santiago, quindi farò casa pochi giorni e poi farò un altro mese in cammino, e lì ovviamente filmerò di più perché insomma si tratta del mio. Quindi niente, come vi dissi in un video di qualche tempo fa, per quest'anno ci sarà sì del trekking e della montagna, perché è la cosa che mi piace di più ed è il tema principale di questo canale, ma un po' di viaggio alternativo ve lo metto, perché comunque dai, Tokyo è Tokyo, insomma non sono in un posto qualunque, quindi qualche video scapperà. Se siete amanti della montagna e vi dovete beccare questi video, mi dispiace, ma il canale è mio, ci faccio quello che voglio. No, so che è brutto detta così, però mi sembra stupido essere in un posto del genere e non farvi vedere niente, perché insomma se qualcuno non si potrà mai permettere nella vita di andarci, almeno si vede qualcosina. Va bene, detto ciò, io spero di esservi stato chiaro, vi ringrazio per questo video molto breve, che insomma è giusto così per farvi un po' il punto della situazione, e ci vediamo a più presto sempre su questo canalone. Ragazzi, ciao a tutti.